Uno dei mercati più duramente colpiti dalla pandemia è quello, già in calo da anni, dell'auto, crollato con la riduzione degli spostamenti. Questa è elettrica? Ibrida. Lui è il presidente dell'associazione di categoria che riunisce tutti i concessionari di Genova. Parliamo solo della provincia di Genova, si targavano circa 30.000 macchine, adesso siamo arrivati a targarne l'anno scorso 14.000. Una flessione del 20% nei primi due mesi dell'anno, quindi per il momento stiamo vivendo di supporti, sussidi, di blocchi di licenziamenti, ma poi prima o poi tutti i nodi vengono al pettine. Molto inquietante il fatto che quest'anno ci sia un calo rispetto allo scorso anno, nonostante quest'anno si possa godere ancora delle rotamazioni. Quindi è meglio avere un supporto all'industria, quindi espande la quantità di persone che lavorano, che quindi hanno un reddito, capacità di spesa, piuttosto che avere un contributo secco a favore dei concessionari. Se i fondi stanziati col decreto sostegni potrebbero non essere sufficienti per risollevare il mercato dell'auto, anche in vista della necessaria transizione ecologica, un settore che va a gonfie vele e certamente non ha bisogno di sussidi statali è quello della cantieristica navale di Extralusso. Tutti questi capannoni sono pieni di yacht in costruzione già venduti. Abbiamo veramente, non sappiamo più quasi dove metterli questi yacht, perché è un momento molto molto positivo. Qual è più o meno il range di prezzo? Dai 4 milioni e mezzo, 5, fino ad arrivare anche a 50, 70 milioni, dipende dalle dimensioni delle barche. Il nostro ultimo super yacht, addirittura prima di essere messo sul mercato il primo modello, ne abbiamo già venduti 7. Qui è una specie di studio che ha connessione diretta con l'area esterna, in cui c'è una jacuzzi, tutta realizzata col mosaico Bisazza. Abbiamo quasi fatto il 28% in più dell'anno precedente. Lo yacht è il luogo ideale per farsi le vacanze in tranquillità. Questi armatori, che hanno imprese di successo, quest'anno hanno deciso di acquistare la loro barca per avere la massima sicurezza, e tutto questo permette di dare da lavoro a migliaia di persone. Io di questo sono orgoglioso, perché il 50% degli yacht che si producono in tutto il mondo sono fatti in Italia.